Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi vi parleremo delle assurde parole dette da Vittorio Feltri, dette in diretta TV durante la famosa trasmissione di Mediaset. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Vittorio Feltri, ospite a Stasera Italia, ha espresso opinioni controverse, provocando stupore nella conduttrice Sabrina Scampini e nel pubblico da casa. Durante la trasmissione, il giornalista è stato interrogato sulle dichiarazioni del generale Roberto Vannacci riguardanti Marco Mengoni e l'omosessualità. Vannacci aveva precedentemente deriso Mengoni per aver indossato una gonna, suggerendo che ciò fosse motivo di ilarità. Feltri, interpellato sull'argomento dalla Scampini, ha risposto: «Dire certe cose può aumentare le discriminazioni? Nessuno cambia idea perché sente una frase del generale. Io personalmente sono d'accordo con lui, ma non mi faccio influenzare da lui. Chi non la pensa così protesta perché pensa sempre di essere dalla parte giusta, mentre chi è un po' di destra ha sempre torto, questa è la sostanza. Se Vannacci è un buon candidato per la Lega? Se lo prendono fanno un affare, perché lui gode di molta popolarità. Se metterebbe in imbarazzo la maggioranza con le sue idee del tipo che essere gay non è normale? Non sarà mica normale essere gay. Chi considera l'intestino una via d'ingresso invece che una via d'uscita non è normale, poi ognuno fa quello che vuole». A ciò Sabrina Scampini ha ribattuto: «In realtà è normale ciò che ognuno desidera, non credo ci sia normalità negli orientamenti, per me è normalissimo, poi ognuno esprime la sua opinione». La conduttrice ha poi cambiato argomento, e Feltri ha potuto esprimere le sue idee anche sul meridione, dichiarando: «Non sono mai stato un antimeridionale, nessuna antipatia per loro. Da un punto di vista sociale, organizzativo, politico, amministrativo ed economico sono inferiori al nord e lo dicono anche loro, tant'è che loro vengono qui da noi a farsi curare. Sono inferiori a noi anche sotto il punto di vista dell'organizzazione sociale, dell'organizzazione sanitaria, sotto il profilo dell'ordine pubblico, non riescono ad organizzarsi». E tu cosa ne pensi delle parole di Vittorio Feltri? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.